Quindi adesso do la parola a Giuseppe Rombelli che ci parla del contributo delle scienze della Terra alla comprensione del cambiamento climatico che è in atto. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo sentito una relazione chiara ed autorevole che ha mostrato la realtà del cambiamento climatico, le preoccupazioni che questo desta ed ha fatto ricorso, almeno per alcuni esempi, al confronto con situazioni precedenti, chiaramente desunte da informazioni di natura geologica, ad esempio quando ha confrontato il tenore di CO2 attualmente esistente in atmosfera e quello che era nei 400.000 anni passati. Ecco, io approfondirò questo argomento, cioè il confronto dell'attuale con il passato, perché qualsiasi cambiamento, parlando molto semplicemente, può essere individuato e valutato solo se si confronta con quanto vi era in precedenza. Nella prima immagine vi mostro dei ghiacciai, per il fatto che i ghiacciai, l'avete già sentito, hanno avuto un ruolo dominante nelle scienze della Terra nell'individuare i cambiamenti climatici nel passato. La geologia, sin dai suoi esordi, ha intuito che le condizioni climatiche e ambientali nella lunga storia geologica erano cambiate. Ma direi che un punto fondamentale è la scoperta dell'era glaciale, o dell'era glaciale, così veniva chiamata, nella prima metà dell'Ottocento. Questa scoperta ha molti padri, ma faccio solo un nome, quello di Louis Agassiz, un paleontologo, si occupava di pesci fossili, il quale, convinto da altri, la storia sarebbe lunga ma molto bella, si rese conto che non soltanto nelle regioni montuose dove attualmente esistono ghiacciai, ma anche in regioni pianeggianti come la metà superiore, la metà settentrionale del Nord America o l'Europa settentrionale, erano state in un recente passato geologico, quando già l'uomo era presente, ricoperte da enormi coltri di ghiaccio. Gli inglesi chiamano ice sheet, noi traduciamo calotta di ghiaccio e spesso questo dà confusione con le calotte di ghiacci marini che esistono sui mari. Ecco, io trovo che da indizi, da evidenze chiarissime attualmente anche al più semplice bambino, aver capito che zone in cui attualmente non ci sono ghiacciai erano state ricoperte da enormi calotte di ghiaccio, delle quali allora non si aveva conoscenza delle due uniche attualmente esistenti, l'Antartide e la Groenlandia, che erano soltanto state sfiorate al massimo. Beh, questa è stata una scoperta sensazionale. Da lì è partita tutta la storia della ricostruzione del clima nel passato. Non c'è tempo per soffermarci su questo, ma parto proprio prendendo lo spunto da quanto mostrato in precedenza. Tutto quello che abbiamo in mano, semplificando il problema, solo sulla temperatura media annua globale del pianeta, è una curva delle variazioni della temperatura media annua globale negli ultimi 150 anni. Già chi mi ha preceduto ha spiegato del significato di queste variazioni di frazioni di grado. Al massimo un grado, la temperatura raggiunta nel 2015 rispetto alla media 1850-1900. Ma se noi ci limitiamo a guardare questo e non sappiamo cosa c'era prima, che idea possiamo farci del valore, dell'entità, delle dimensioni di questo cambiamento? Quindi, per valutare i cambiamenti climatici, quanto conosciamo sulla base di misure strumentali è sicuramente insufficiente per documentare ampiezza, velocità, tempi di ritorno, distribuzione spaziali, modalità e possibili cause dei cambiamenti glaciali. La geologia ci ha insegnato che vi sono stati diversi tipi di cambiamenti climatici, quelli di ampiezza maggiore per cui la Terra, per
nella sua lunga storia di miliardi di anni è oscillata da condizioni paragonate ad una serra o addirittura a un forno a condizioni paragonate ad una ghiacciaia. Sono le ere glaciali, queste fasi fredde, che hanno avuto, qui vediamo un schema delle durate di questi fenomeni, dell'ordine dei milioni e decine di milioni di anni, ne parleremo dopo. Ma all'interno di queste vi sono state delle oscillazioni, cicli milankoviani già ricordati, in cui i ghiacciai si espandevano e si contraevano su lassi di tempo dell'ordine delle decine di migliaia di anni. E all'interno di questi vi sono stati altri cicli di espansione e contrazione dei ghiacciai, vedete sono i ghiacciai che guidano nell'interpretazione del clima del passato, che hanno avuto viceversa una durata dell'ordine dei numerosi secoli, pochi millenni, li chiamiamo le variazioni di ampiezza millenaria. Poi vi sono state le variazioni che abbiamo intravisto nella curva mostrata, alla scala dei decenni o forse dei secoli. Ecco, confrontiamo tutto ciò con quello che conosciamo sulla base delle misure strumentali, che è quella codina rossa che c'è sulla sinistra. Ovviamente vedete che questa è una scala logaritmica. Cenni rapidissimi a cose che non interessano il presente, ma che servono a inquadrare il problema. Le ere glaciali, durante gli ultimi 3 miliardi di storia della Terra, si sono succedute diverse ere glaciali, sono quelle colonnine nere che li vedete, a intervalli molto irregolari, separate spesso da lunghe lacune in cui i ghiacciai non erano presenti sulla Terra. Quindi la Terra oscillava da condizioni in cui non vi era ghiaccio, anche nelle regioni polari, né i mari erano ghiacciati, a condizioni in cui invece vi erano grandi calotte glaciali sui continenti, i mari erano ghiacciati e i ghiacci si spingevano sin quasi presso, in taluni casi, all'equatore. L'ultima era glaciale è quella in cui ancora siamo immersi, è l'era glaciale cenozoica che sta continuando. Noi siamo in un interglaciale dell'era glaciale cenozoica. Eccola qui l'era glaciale cenozoica, è cominciata circa 35-36 milioni di anni fa, dopo un periodo particolarmente caldo, culminato in quello che si chiama l'optimum climatico dell'Eocene iniziale. E dove è nata, dove ha cominciato a svilupparsi questa era glaciale cenozoica? Nell'emisfero meridionale, dove esisteva un continente in posizione polare, ma che fino allora non era coperto da ghiacciai, ma bensì da foreste. Intorno a 35 milioni di anni fa si formano i primi ghiacciai in Antartide. Nell'emisfero settentrionale i ghiacciai si svilupperanno da 3 milioni al presente. Del passato, di questo dell'era glaciale cenozoica, diciamo degli ultimi milioni, decine di milioni di anni, conosciamo anche, sia pure approssimativamente, il tenore in CO2 nell'atmosfera, la concentrazione. Vediamo che nei periodi più caldi i valori erano dell'ordine di 1000, forse 2000 parti per milione. Attualmente, abbiamo sentito, siamo a 400 parti per milione. Bene, per trovare un valore di 403 parti per milione, il valore attuale di quest'anno, dobbiamo andare indietro di almeno 3 milioni di anni in quello che si chiama il periodo caldo medio pliocenico, quando la temperatura era di 2, forse 3 gradi più elevata e il livello del mare di almeno 10 metri più elevato dell'attuale. Beh, se scendiamo su tempi più vicini, sempre geologici, gli ultimi 5 milioni di anni, qui vediamo un tracciato che è un segnale delle condizioni climatiche sulla Terra. In realtà è un segnale del volume, un segnale geochimico del volume di ghiaccio presente sui continenti. Nei diagrammi che vi mostrerò guardate sempre la freccina, che è il senso in cui scorre il tempo, perché in alcuni scorre da destra a sinistra, in altri da sinistra a destra. Quindi vediamo che da 5 a 3,5 milioni di anni fa la quantità di ghiaccio era scarsa, quindi la temperatura era elevata sul nostro pianeta, vi erano delle oscillazioni però molto fitte e ripetute. Da 3 milioni in qua l'ampiezza di queste escursioni si amplia, il periodo è sempre molto breve ed è intorno a 40.000 anni, una delle ciclicità milankoviane, una delle periodicità milankoviane. Da un milione in qua la periodicità si distanzia, si allunga, 100.000 anni, ma l'ampiezza soprattutto aumenta e vedremo in che maniera.
Tanto per mostrare, questa è, mi farai segno quando manca 5 minuti, questo è il confronto tra l'estensione dei ghiacci durante l'ultimo acme glaciale, 21.000 anni fa, l'ultimo massimo glaciale, là sopra. L'Antartide era un poco più gonfia e grande di quanto non sia attualmente, ma è nell'emisfero settentrionale che esistevano due grandi coltri glaciali, quella sul Nord America congiunta alla Groenlandia e quella sul nord del continente eurasiatico e anche del bacino antistante. Anche attualmente vi sono questi due grandi coltri glaciali, quella dell'Antartide e quella della Groenlandia. Siamo sempre in un'era glaciale. Allora, le informazioni più precise sulla storia dell'atmosfera e del clima ci derivano da carote di ghiaccio estratte dai ghiacciai polari. Queste sono le curve estratte, i segnali estratti dalla perforazione epica Dom Sea, cui ho avuto la fortuna di seguire, e che ci raccontano la storia dell'atmosfera e del clima sopra l'Antartide negli ultimi 800.000 anni. Il tempo scorre da destra a sinistra. Vedete che sono tutte curve che mostrano questo andamento seghettato con dei denti di sega, li vedete chiaramente in alto a sinistra, asimmetrici. I picchi sono le fasi calde, gli interglaciali, i ventri o depressioni o insomma, i picchi rivolti verso il basso e più ampi sono i ghiacciai. Vedete subito che i picchi interglaciali hanno avuto una breve durata, mentre più ampie sono state le fasi più fredde dell'attuale, se non quelle pienamente glaciali. Guardiamo la seconda curva, mostra quel segnale isotopico del volume dei ghiacciai sui continenti di cui vi parlavo prima, estratto dai fondali marini. Questa è un'altra meravigliosa storia. Sotto vediamo la curva del metano, della concentrazione atmosferica del metano, e più sotto, con numeri violetti, quella della CO2. Infine, sotto, vediamo le polveri sospese in atmosfera in scala rovesciata, ma non importa. Quello che vedete qui è che tutte queste curve sono tra loro congruenti. A picchi corrispondono picchi. Quando la temperatura sale, salgono i gas serra. Quando la temperatura scende, scendono i gas serra. Questo vuol dire che queste variabili, CO2 e CH4, sono accoppiate alla temperatura, sono strettamente connesse e proporzionali l'una alle variazioni dell'altra. Vedremo le conseguenze di ciò. Intanto vi mostro che attualmente quelle due freccione che vedete là a sinistra, quella verde indica l'aumento in epoca post-industriale del tenore in atmosfera del metano, che è passato da un valore di 700 parti per miliardo a 1843 parti, più 160%. E l'altra è quella della CO2, è già stato detto, da 280 circa a 403, più 44%. Un'altra grande scoperta relativa al clima fatta nelle carote di ghiaccio è stata effettuata invece in Groenlandia. Qui lo spessore della coltre glaciale è al massimo di circa 3 km, ma l'accumulo nevoso è molto più abbondante. Quindi abbiamo uno spezzone di tempo rappresentato in queste carote di ghiaccio che è al massimo di 120-150 mila anni, giusto per contenere l'ultimo interglaciale, l'ultima glaciazione e il presente glaciale. Ovviamente qui abbiamo un dettaglio elevatissimo, perché si riconoscono gli strati di ghiaccio di incremento annuo con segnale stagionale. Li posso contare uno per uno, almeno fino a 45.000 anni dal presente. E quindi posso datare con una precisione non conosciuta dal resto della geologia, salvo dalla dendrocronologia, i fenomeni che qui vedo. Che cosa vedo? Cosa state scoperto? Una cosa che da principio fu ritenuto un errore. All'interno dell'ultima glaciazione una selva di variazioni climatiche con picchi ravvicinati e di ampiezza quasi uguale a quella di un ciclo glaciale interglaciale, e le punte sono sempre le fasi più calde, le depressioni le fasi più fredde. Sono cose già note alla geologia, gli stadi e gli interstadi glaciali. La durata di questi cicli, chiamati anche Dansker-Oeschger dai due scopritori, danese il primo, svizzero il secondo,
è dell'ordine di massimo poche migliaia di anni, ma ciò che è importante è che la transizione brutale dal massimo freddo al massimo caldo avviene anche in pochi decenni, cioè nell'ambito della durata di una vita umana. Vi sono state sopra la Groenlandia transizioni di temperatura mediannua anche dell'ordine di 16 gradi, valore locale. Non estrapoliamolo, confrontiamolo con il valore medio annuo globale dell'intero pianeta. Il fatto è che queste oscillazioni sono state osservate anche in Antartide, ma molto più attenuate, ma soprattutto in opposizione di fase. Quando il nord si riscalda, il sud si raffredda e viceversa. È stato quindi postulato che esista un meccanismo chiamato altalena termica bipolare, e la spiegazione che si dà è questa: esiste un serbatoio termico nel grande oceano meridionale, dal quale parte il circuito termoalino che trasporta calore nell'Atlantico settentrionale, e a seconda della quantità di calore che viene o non viene emunta da questo serbatoio, il nord si riscalda e il sud si raffredda. Ma il nord si riscalda molto e il sud si raffredda poco, e viceversa. È stato il cenno che è stato fatto prima ai problemi che sorgerebbero se riprendessero questi fenomeni di spegnitura o di esagerazione della circolazione termoalina. Adesso veniamo rapidamente all'ultimo grande cambiamento climatico che ha interessato la storia recente del nostro, geologica recente del nostro pianeta, è la deglaciazione. Grosso modo è durata 8.000 anni e in questi 8.000 anni il mondo è cambiato. I ghiacciai sono scomparsi, in realtà le grandi coltri glaciali hanno impiegato un po' di più, sono penetrate anche, vedremo, in quello che chiamiamo l'Olocene, ma tutti i ghiacciai montani sono praticamente ridotti alla situazione attuale. Sulle Alpi, tanto per dire, i ghiacciai scendevano fino a Monza, fino a Cantù, da quelle parti, e si sono ritirate sulla cima dove le abbiamo viste, il ghiacciaio dei Forni, il più grande dell'Italia, poca roba in cima a una montagna. Questo in questo periodo e contemporaneamente sia nell'emisfero nord che nell'emisfero sud. Ma soprattutto abbiamo avuto altri grandi cambiamenti. Il livello del mare era più basso di 130 metri. Immaginate l'estensione delle piattaforme continentali emerse, la diversa configurazione dei continenti. Il Nord America saldato alla Siberia attraverso il ponte della Beringia. E ovviamente una diversa distribuzione e caratterizzazione delle faune e delle flore. Insomma, due mondi diversi che hanno fatto transizione da uno all'altro in 8.000 anni circa. Qui vediamo alcune curve sotto. La temperatura media annua globale è aumentata secondo gli ultimi ragionamenti, di soli 3-4 gradi, dal minimo dell'ultima glaciazione al massimo olocenico. La CO2 è aumentata di 95 parti per milione, lo confronteremo con l'aumento che c'è stato negli ultimi 200 anni. Il livello del mare in questo intervallo è cresciuto di soli 80 metri, altri 50 metri hanno impiegato 4-5 mila anni perché l'inerzia marina è molto maggiore di quella di altri comparti del sistema climatico. L'Olocene è l'interglaciale nel quale noi stiamo vivendo, dura da 11.700 anni fa. È stato sostanzialmente stabile e lungo, e in ciò diverso dagli interglaciali precedenti. Questo plateau climatico è stato favorevole allo sviluppo della civiltà umana, che qui è nata e che qui ha conquistato tutte le varie rivoluzioni, da quella del Neolitico, l'agricoltura, la ceramica, i metalli, sino alla situazione attuale. Come vedete, durante questo intervallo la temperatura media annua globale è oscillata di pochissimo, di meno di un grado, circa 0,8 gradi. Vi è stata una fase più calda, all'incirca tra 10 e 5.000 anni dal presente, poi la temperatura è sistematicamente scesa, salvo nella parte finale, dove bruscamente ha invertito tendenza e si è impennata. Tel Gasser ha già detto della loro
io scelgo spesso questa immagine, la CO2 e il metano negli ultimi 200 anni sono usciti fuori dai binari della banda di variabilità naturale nella quale hanno oscillato negli ultimi 800 e probabilmente anche prima, 1000 anni, come un treno che ha deragliato. E deragliatore, la causa qui è umana. Non solo la quantità di CO2 immessa in atmosfera è superiore a quella mai esistita nei precedenti 800.000 anni, ma anche il ritmo con la quale è stata pompata in atmosfera è assolutamente non naturale. Durante la deglaciazione 7.000-8.000 anni per avere un aumento di 80 ppm, in 200 anni più 120 ppm. Qui vediamo per esempio la variabilità naturale nell'ultimo millennio, era in una banda di 10 ppm. Già dall'inizio della rivoluzione industriale, 1700-1750, l'aumento fino all'inizio del secolo scorso è stato di 25 ppm, dopodiché la cosa è partita sempre più velocemente. Relazioni tra aumento dei gas serra e aumento della temperatura. Si è visto che in Antartide il segnale della temperatura è, con i metodi che attualmente abbiamo, sostanzialmente contemporaneo all'aumento dei gas serra. Quindi quello che immaginiamo è che l'aumento di temperatura innescato da cause orbitali determini delle variazioni ambientali, in particolare l'estensione dei ghiacci marini, con un modesto aumento di temperatura, ma contemporaneamente una fuoriuscita di CO2 quasi contemporanea dall'atmosfera, dal grande serbatoio dell'oceano, scusatemi, in atmosfera. Quello che qui vedete è che però questo segnale della CO2 precede di quasi mille anni il segnale della temperatura media annua globale. Questa segue l'aumento della CO2 e questo è già un punto a favore nel dire che un aumento di CO2 produrrà un aumento di temperatura. Dei ghiacciai è già stato parlato, sono in gravissima crisi. Vi dico soltanto che dovendo confrontare la situazione attuale con quella del passato, i piccoli ghiacciai come quelli qui mostrati sicuramente hanno dimensioni uguali o inferiori a quelle minime che hanno avuto quando eravamo nella fase più calda del nostro interglaciale. I più grandi hanno un'inerzia nella risposta alle variazioni climatiche e stanno ancora ritirandosi e non sono in equilibrio con le condizioni attuali, quindi sono ancora maggiori di quanto non siano stati quando il clima è stato per alcune migliaia di anni più caldo dell'attuale, o caldo quanto l'attuale, scusatemi. Il fatto che in tutto il mondo i ghiacciai siano in crisi è un fatto nuovo, perché chi comanda l'estensione dei ghiacciai, specialmente alla scala del millennio, è l'input dell'energia solare che è in antifase nei due emisferi. Quando ad esempio i ghiacciai si espandono nell'emisfero sud, sono in contrazione nell'emisfero nord, a grande scala. Poi vi sono tante vicende locali legate a cause minori. Quanto mi manca? Forse ce la faccio. Abbiamo sentito parlare del livello del mare ed è stato detto che in un passato, l'abbiamo detto anch'io, era meno 130 metri durante l'ultima acme glaciale, ma potrebbe, è stato anche più elevato dell'attuale nelle fasi calde passate. Vediamo i serbatoi di possibile acqua che può essere immessa negli oceani. I maggiori sono la Groenlandia e l'Antartide. Il volume dei ghiacci groenlandesi espressi in equivalenti di metri di livello del mare è di 7 metri. Quello dell'Antartide è di 58 metri. Attualmente i ghiacciai stanno già contribuendo alla risalita del livello del mare. Il loro valore è superiore è circa la metà dell'aumento attuale, la restante metà è dovuta a quella dilatazione termica, l'effetto cosiddetto sterico, delle acque quando si riscaldano. Però sta aumentando nel tempo il contributo dei ghiacciai. Qui vediamo un confronto tra il contributo di tutti i ghiacciai montani, quelli che a noi sembrano grandi, dell'Himalaya, delle Ande, eccetera, tutti insieme formano meno dell'1% del volume di ghiaccio sulla Terra.
Quindi hanno un'area modesta, un volume piccolissimo, ma sono anche i più fragili, i più sensibili, sono quelli che più hanno ceduto in questo periodo un contributo alla risalita del livello del mare. Poi segue la Groenlandia, è già stato detto che qui sta il futuro del livello del mare, perché si sa che in passato ha avuto, per esempio negli interglaciali precedenti, ha avuto delle forti riduzioni di dimensioni, quindi potrebbe contribuire metri, non centimetri. Tutti i ghiacciai insieme, se si sciogliessero, quelli montani, produrrebbero un aumento di livello del mare di 40 centimetri, mentre la Groenlandia 7 metri, l'Antartide 56 metri. Per fortuna l'Antartide è anche il più stabile di questi, perché è freddissimo. E quindi il suo contributo è per ora modestissimo. Stanno però crescendo. Negli ultimi anni Groenlandia più Antartide hanno raggiunto i ghiacciai montani e li stanno superando. Allora, il mare sta salendo, il ritmo sta aumentando di anno in anno quasi. Siamo arrivati a 3,4 mm, più o meno 0,4 mm all'anno. Pochi anni fa eravamo ancora sui 3. E in passato eravamo su valori molto minori. Ecco qui per esempio dal 1900 la curva rossa è quella dei dati satellitari attuali che vi ho mostrato prima, quella blu sono i dati mareometrici misurati quindi alle stazioni vicino, di solito poste vicino ai porti, ovviamente corrette da tutti gli enormi errori che influiscono sulle variazioni del livello del mare. Se osservate attentamente vedete che l'ultima codina in alto a destra blu è allineata col proseguimento dei dati satellitari, che vuol dire che intorno alla metà degli anni 80 del secolo scorso il ritmo è aumentato. Prima era più basso e prima ancora era più basso. Il ritmo medio negli ultimi, dal 1900 al 2016, è di 1,7 mm all'anno. Questa è la curva di risalita dal massimo, ultimo massimo glaciale, che si colloca qui in basso, 130 metri sotto il livello attuale. Vedete che vi sono stati dei momenti in cui quasi la risalita è verticale, cioè il ritmo era molto elevato. Vi sono stati dei momenti in cui i ghiacciai rovesciavano contemporaneamente una tale quantità d'acqua negli oceani, che gli oceani salivano, sono saliti anche di 4 centimetri all'anno. È un valore molto elevato per l'intero oceano che ricopre la Terra. Vedete anche che intorno a 6.000 anni fa la curva si appiattisce, siamo nell'Olocene, le calotte hanno finito di squagliarsi, il livello del mare è sostanzialmente stabile. Negli ultimi 2000 anni, non è qui ben chiaro, negli ultimi 2000 anni il livello è stato sostanzialmente stabile, con variazioni di un ordine di grandezza inferiore alle variazioni attuali, dal metà del secolo XIX ad oggi. Che cosa sappiamo dei precedenti interglaciali? Vedete a sinistra la situazione attuale, il valore della CO2 era inferiore a 300, 280 parti per milione preindustriale. Attualmente siamo a 400, 403 vi ho detto. La temperatura è salita di circa un grado rispetto al valore preindustriale. Vediamo il precedente interglaciale, che a noi italiani è familiare perché si chiama Tirreniano e ha lasciato le sue tracce incise a livello più elevato del mare attuale. Il mare era più alto da 6 a 9 metri, ultime valutazioni. La temperatura era più elevata di un grado, esattamente come adesso. La CO2 era quella pre-industriale. Andiamo a un interglaciale precedente, 400.000 anni fa. La temperatura era 1, forse 2 gradi più elevata. Il livello del mare era di 6-13 metri, ci sono grandi incertezze, più elevato dell'attuale. Sotto vedete che in questi due interglaciali una parte della Groenlandia, via via maggiore, e una piccola parte della Groenlandia è andata in mare. Passiamo a quei 3 milioni di anni fa di cui vi ho parlato prima, quando la CO2 aveva valori circa simili a quelli attuali. La temperatura era di 2, forse 3 gradi superiore, il livello del mare è difficile da valutare, ma era come minimo 6 metri più alto di adesso, ma probabilmente molto di più.
Il passato serve anche, sto avviandomi alla fine, per prevedere il futuro. Le previsioni, non previsioni, gli scenari che generalmente sono stati fin qui fatti riguardano un secolo da oggi. La geologia ci abitua a ragionare su tempi più lunghi. Noi sappiamo che la quantità di CO2 presente in atmosfera attualmente già da ora compromette il clima per secoli e migliaia di anni, il clima e il livello del mare, cioè le conseguenze lente continueranno ad essere presenti, perché la sottrazione per cause naturali della CO2 dall'atmosfera è un processo geologico, di una parte perlomeno, un processo geologico lento, richiede l'alterazione dei minerali, la sequestrazione dei prodotti nei fondi degli oceani e così via. Quindi l'allarme è non solo su quello che succederà nel 2100, ma cosa succederà tra alcuni secoli o al limite tra 10.000 anni. È chiaro che questi non sono problemi che riguardano la nostra società, ma dobbiamo però comunque porceli per sapere che noi stiamo impegnando il futuro adesso, in questi decenni. Se non si prendono provvedimenti seri, come è stato indicato, e in pratica se non si raggiunge una completa decarbonatazione nella produzione di energia, se non saremo capaci di sottrarre in maniera grandiosa la CO2 che in 200 anni abbiamo pompato allegramente in atmosfera, le cose saranno a lungo diverse da come sono state. Questo non è catastrofismo, la società umana si adatteranno sicuramente, ma le condizioni saranno diverse dalle attuali. Qui viene mostrato come la CO2 con diversi scenari di emissione, siamo attualmente, abbiamo già rovesciato in atmosfera 580 petagrammi di carbonio, lo scenario più mite qui progettato è di 1280, la scala purtroppo è tagliata e quindi sembra che le variazioni siano modeste, ma vedete che a 300 parti per milione c'è un salto. Le cose le vediamo un po' meglio nell'aumento di temperatura, dove siamo adesso e dove potremmo giungere con un modesto aumento della quantità globale di CO2 e altri gas ad effetto serra immessi in atmosfera. E questo è quello che riguarda il livello del mare, che continuerebbe sicuramente a salire con la situazione già attuale esistente, se non verrà se sottratta e sequestrata CO2, e probabilmente l'aumento sarà di numerosi metri su scale di tempo lunghe. È difficile prevedere quando questo si verifica, ma il quanto è più facilmente prevedibile. Notate anche come le variazioni, il ritmo di variazioni qui previste sarebbero subitanee nei tempi geologici, paragonabili a quelle maggiori che si sono prodotte in passato, quando però c'erano ghiacciai che si scioglievano rapidamente sotto la spinta della deglaciazione. Finisco con una notizia che dovrebbe rallegrarci, e perlomeno siamo sicuri che entro mille anni non si produrrà una glaciazione. E chi è un po' vecchio ricorda che negli anni 70-80 si diceva che la glaciazione era prossima, perché il nostro interglaciale è già durato quasi 12.000 anni e i precedenti hanno avuto durate intorno a 10-15.000 anni. Non tutti. I conti fatti però mostrano che con l'attuale tenore di CO2 una glaciazione è scongiurata per almeno altri 50.000 anni. Se poi pomperemo ancora un po' di CO2 in atmosfera, la cosa verrà prolungata di altri 50.000 anni. Vabbè, non tutto il male viene per nuocere. È molto probabile che questo sia l'impatto maggiore che l'uomo ha effettuato sulla storia geologica della Terra, se riesce a dilazionare una glaciazione. Vi ringrazio. Grazie. Allora scendiamo.